Allora, buongiorno a tutti. Ci troviamo su un terreno di Nice molto bello, idoneo per una caccia su starne per continentali. È un terreno vario, con piccoli appezzamenti e qualche buona estensione. Riteniamo che avremo molte occasioni di incontrare coppie di starne. L'unico problema che si rivela in questo momento è un vento debole e soprattutto che non si decide a prendere una direzione precisa. Io spero che le condizioni cambino andando avanti con la prova nelle ore verso il mezzogiorno, ce l'auguriamo.
grazie a tutti. Abbiamo finito questa impegnativa giornata con i continentali italiani, dove Vinicio Tognolo ci ha presentato un lotto di cani importanti, tutti nella nota del concorso. Però dobbiamo dire che oggi la selvaggina non è assolutamente mancata sul terreno, i terreni erano molto belli, ma la ventilazione ci ha complicato notevolmente la vita. Per cui di 9 cani solo 2 entrano in classifica con pieno merito, ma tutti gli altri hanno commesso degli errori. Errori più o meno gravi, più o meno giustificati proprio dalla situazione della ventilazione. In particolare mi sento di citare Tuono, che ha fatto un turno spettacolare con grande iniziativa, è un prototipo del bracco moderno, asciutto, con prestante, con trotto allungato, bel portamento di testa, grandissima iniziativa, ha avuto delle aperture che da inglese, vorrei dire, dove il terreno lo consentiva, sempre stato collegato, ha avuto richiamo, purtroppo nel richiamo forse un po' sollecitato dal conduttore, non ha riuscito a utilizzare una coppia. E è piaciuto molto anche un giovane bracco che gli assomiglia per certi aspetti, sia nella morfologia come nella meccanica, è un cane molto disinvolto sul terreno, si chiama Archimede di Cascina Croce. E qua vediamo i due cani in classifica, nell'ordine abbiamo al primo eccellente CAC Vidal e al secondo eccellente riserva di CAC Thomas. Un bracco piccolo, leggerino, molto prestante. Vidal ha avuto una buonissima prestazione, un bellissimo turno, partito subito concentrato, bel trotto allungato, sciolto, movimento di testa, collo, testa, coda, sempre attento a quel vento maledetto, ha fermato, ha risolto con un leggero incitamento il conduttore, ma subito 40 metri più avanti ha ribloccato, concluso benissimo sulla coppia. Si è comportato molto bene, disinvolto anche nel turno in coppia, senza problemi col compagno Thomas, che è un soggetto che non aveva incontrato nel turno e ha corso in uno dei momenti peggiori per la ventilazione. E ha dimostrato continuità, impegno, serietà e direi anche molta esperienza nel come ha affrontato il vento e il terreno. Non ha incontrato nel turno di richiamo, si è aggiudicato un bel punto in stile e sicurezza sull'esterno. Diciamo di più che nel completamento del turno in coppia entrambi i cani hanno avuto l'occasione di fermare contemporaneamente una coppia di starne, su cui Thomas ha tenuto anche molto bene, alla partenza sono stati correttissimi. Grazie, complimenti Vinicio. Grazie a lei. Grazie a lei. Un piacere giudicare anche da parte cani mia. Di livello. Anche da parte mia preparati. Avere alle spalle una persona di grande competenza qual è lei. Grazie.